Buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati a questo appuntamento con lo speciale Primo Piano. Questa sera, gradito ospite dei nostri studi, abbiamo poco tempo a disposizione, quindi vado, come si dice, di corsa. C'è Riccardo Pera. Buonasera Riccardo. Buonasera, ciao. Riccardo che non ha bisogno di troppe presentazioni, ventenne pilota di Marlia che, come abbiamo ricordato in questi giorni, la notizia l'abbiamo data in assoluta anteprima. Correrà il campionato del mondo Endurance 2019-2020. Allora, adesso da coronato questo sogno mondiale, come ti senti questa sera? Direi Insomma, molto bene, no, Riccardo? sì, mi sento bene in questi giorni, sono veramente contento, ecco, di questa notizia importante, me l'aspettavo io. Possiamo dirlo, poi adesso Matteo Pedini che in regia comincerà a mandarci il contributo delle immagini di quella che è stata questa tua lunga scalata. In 3 anni dall'esordio arrivato al mondiale, possiamo dire che la notizia sinceramente era nell'aria ormai da diverse settimane, no? Però, come suol dirsi, come mi raccontava anche tuo papà caro, finché non c'è nero su Esatto. bianco, no? No, la notizia era già un po' che era lì, però Aleggiava. ancora non si sapeva niente. Io continuavo a chiedere, però nessuno dava risposta. Poi alla fine bastava solo aspettare, è arrivata la conferma. Quindi c'era un po', non dico di timore, ma insomma un po' d'attesa c'era, Certo, perché un sì, po' un di po' tensione, no? tensione, Non si sì. sa mai, cambiassero idea. Infatti non si può sapere. Senti Riccardo, allora cominciamo a vedere qualche immagine, abbiamo tanti contributi naturalmente perché insomma tu ormai sei un po' anche figlio di Noi TV e di Rombo di Motori, no? Anche se stasera siamo in un altro contesto. La tua scalata, dicevo, è stata irresistibile perché hai cominciato davvero, qui ti si vede che eri ancora un po' più Sì, giovane di quello che... sì, sì. A 16 anni con il campionato italiano, Porsche Cayman, il tricolore, ma la prima domanda che ti faccio, come si comincia e come si diventa piloti alla fine? È un qualcosa che uno ha dentro, come Beh, funziona? allora, intanto sì, una cosa che uno, secondo me, ha dentro, come magari i talenti anche nel pallone, insomma. Io ho cominciato all'età di 4 anni con un go-kart, mio padre mi ci ha messo sopra quando avevo 4 anni, ero proprio piccolo piccolo. E niente, mi ha insegnato a dare gas, a frenare, mi ha insegnato proprio l'ABC, diciamo, e poi è stato amore a prima vista. Dopo ho continuato con tutte le categorie fino ad arrivare al 125 capacità 2, che praticamente è il massimo del go-kart, e dopodiché poi sono saltato in macchina, via. Ti facciamo stasera un grosso in bocca al lupo ad Andrea Belmonte, che Sì, a sì, Siena è sì. stato non troppo fortunato, ma ragazzino quanto mai in gamba, io l'ho avuto ospite già un po' di volte qui, Lo conosco corre per molto il bene. team anche del nostro amico qui di Lucca, no? E niente, della Bardal, e Sì. quindi diciamo che... E poi da lì sono venuti fuori anche grandi campioni, no? Anche gli No, no. stessi campioni della Formula 1, Esatto, diversi sono venuti. Schumacher, Il go-kart è vedi, una sì. È straordinaria... una scuola che forma 100, a 360 gradi un pilota, Ecco, ecco. l'amico di Luca è Riccardo De Bellis. Scusate se ogni tanto ho dei Sì, vuoti di che memoria, saluto perché ma conosco l'età, molto bene. lui ha 20 anni, io qualcuno di più. Quindi, senti, vedevamo le immagini 3 anni fa il campionato italiano. Hai cominciato da lì è cominciato subito con la Porsche, Sì, nel 2016 ho cominciato nel Porsche Cayman GT4, che era un campionato per Cayman, appunto GT4 per Porsche Cayman, e niente, è stato un anno dove ho imparato tutte le piste, sono riuscito. Comunque erano, diciamo, muovevo i primi passi in pista, però sono riuscito a conquistare il titolo italiano con 8 vittorie su 12 e questa è stata una sorpresa, diciamo, per me e per tutti, ma perché era ecco. il debutto? Esatto. Come mai? C'è mai stato? Perché io credo una cosa, che quando uno è sorretto dal talento, e Riccardo è uno di questi casi, e non ce ne sono tanti, io una domanda te la voglio fare, però credo che alla fin fine, già dalle prime gare, forse dalla prima, per te non dico sia stata la cosa più naturale del mondo, però non ti ha mai preso l'angoscia, la frenesia, l'ansia, o sbaglio? No, dimmi. No, esattamente, l'ansia, diciamo le cose negative che magari possono essere anche normali, però magari negative su un pilota non mi sono mai prese. Diciamo che mi veniva un po' tutto naturale, poi comunque correre in macchina su un circuito che appunto andavo con mio padre a vedere le gare quando ero piccolino, insomma è una cosa che mi affascinava e diciamo alla fine è diventato tutto normale, era via. Senti, poi il passaggio alla Abbey Motors, no? Se non sbaglio una scuderia di Varese, Sì. alla quale penso sarai comunque sempre riconoscente e legato, non a caso quest'anno hai gareggiato non accontentandoti dell'Europeo e dell'imminente Mondiale, hai voluto dare una mano anche a loro, no? Sì, Com'è stata questa esperienza con la Abbey Motors? ma ascolta, sono stati 3 anni bellissimi, che appunto da partire dalla Porsche Cayman GT4 fino
a diventare vice campione italiano nel 2017 nella Porsche Carrera Cup Italia. Lì perdessi proprio all'ultima corsa. Perse l'ultima gara. Come si chiamava il tuo avversario? Alessio Rovere. Corre ancora lui? Sì, mi sembra, sì, corre, fa il campione italiano GT. Ah. Vabbè, comunque, al di là di questo, è stato poi nel 2018, ovvero l'anno scorso, ho corso con sempre KB Motors nel campionato europeo Endurance, appunto erano con la Porsche 911 RSR, e niente, mi hanno veramente formato a 360 gradi. Ringrazio appunto Enrico Borghi, che è veramente stato come un padre per me. Vale, salutiamo anche noi, perché poi per te sono stati importanti. E poi noi, questo nostro programma che si può vedere in video, naturalmente è possibile anche fruirne, sì, questo sì, in tutto il mondo, anche sul nostro sito. So che tu stesso, quando adesso sei stato all'estero, quando adesso andrai in giro per il mondo, poi ne parleremo, insomma, andrai a vedere il nostro sito, no? Certo, ci sempre, vado, no? Sempre il giorno Sendo dopo, mai figlio adottivo di Noi TV. Esatto. Senti, c'è stato un momento in questi primi anni, 2016, 2017, lo stesso 2018, in cui hai capito, diciamo, uno step a livello tecnico, a livello umano e di sensazioni, in cui hai detto: ma sai che c'è, parlando con te stesso, Riccardo, io ce la faccio ad arrivare proprio al vertice? Ma ascolta, sono un ragazzo che tiene sempre i piedi per terra, ecco, però sicuramente i risultati buoni che ho avuto l'anno scorso, soprattutto quando ho avuto le prime chiamate dal team Proton Competition, che è il team che ci corro quest'anno sia nel mondiale che nel Dempsey, no? Sì, il team di Patrick Dempsey, e dopo le buone prestazioni loro sono rimasti molto contenti, quindi comunque avevo capito che si era creato un buon rapporto tra me e la squadra, e quindi quando trovi un team che veramente può aiutarti e con cui conquisti buoni risultati, ho detto: ma forse il prossimo anno vediamo se riusciamo a concludere qualcosa di meglio ancora. E poi aggiungerei, adesso dobbiamo andare in pubblicità perché stasera ci hanno dato il tempo giusto per andare poi in onda anche col telegiornale delle 22:30, e poi aggiungerei che quella chiamata, chiamiamola wild card, no? Wild card lo scorso anno in Giappone, no, andasti? In Cina, sì. Forse lì il momento in cui sia in Cina, sei anche convinto, sì. Cioè, questi della Porsche che veramente credevano in te. Sia in Cina, quando appunto al debutto nel campionato mondiale abbiamo fatto terzi. E poi, ma soprattutto la vera gara importante in cui a Spa quest'anno a maggio. Hai detto a Spa? A Spa Francorchamps. Hai detto a Spa? Allora facciamo una cosa, mentre qui riparti velocissimo dai box, noi andiamo al pit stop con Matteo Bedini. poi torniamo e ripartiamo da lì, perché okay. Veramente credo che dal punto di vista tecnico, anche emotivo, per quella che fu la giornata, per come vincesti quella gara, esatto. Penso che Spa Francorchamps sia stato veramente il punto di partenza. Il punto di partenza, ma soprattutto di lancio, sì, per Riccardo Pera. A tra poco, subito dopo la pausa pubblicitaria. Eccoci tornati, speciale Primo Piano in compagnia di Riccardo Pera, che ricordiamo martedì, no Riccardo, martedì prossimo, martedì parti per Silverstone. Esattamente. Dove questo signorino sarà impegnato sabato 31 agosto nella prova del campionato europeo Endurance, e domenica 1 settembre nella prima prova del campionato del mondo Endurance 2019-2020, perché il mondiale si articola su due anni, un po' come in campionati di calcio, di basket, in due annate solari. Senti, prima di vedere quelle famose immagini di Spa-Francorchamps, ti devo chiedere del ruolo della tua famiglia. Ci ha già detto prima Papa Carlo, che ti mette sul go-kart a 4 anni, adesso è lui che ti cura un po' tutta l'immagine, tutta la tua carriera, che ti fa veramente da manager, e credo che, non lo so, sarà alla fine un vantaggio avere un manager padre. Io credo di sì, però, perché sicuramente un manager padre cerca di fare l'interesse del figlio, almeno. Il ruolo della tua famiglia in generale, però, al di là di tuo papà. Ma ascolta, la mia famiglia, intanto a partire da mia sorella, mia mamma, mio papà, mi hanno sempre seguito da quando ero piccolina, tutte le gare di go-kart con neve, pioggia, tutto, ecco. Sono sempre stati vicini, e quindi questo penso sia un gran vantaggio per la crescita anche di me. È un bel piedistallo da cui, esatto, partire, sì, penso, sì, proprio, sì. Penso proprio di sì. Senti, Spa Francorchamps, ricordiamo un po' quando, dove e perché. Spa era a maggio, quando mi hanno chiamato per fare la prova del campionato del mondo Endurance, che era la settima del campionato 2018-2019. Qui parliamo maggio, tre mesi fa. E niente, la Porsche mi ha chiamato per fare questa gara, e niente, i miei due compagni di squadra, arrivati all'ultima ora di gara, erano
diciamo, si erano impantanati ormai alla quinta posizione, diciamo, non era un punto di stallo che non andavano più su di lì. Chi erano i tuoi due compagni in questa erano cosa? Christian Reed e Matt Campbell, gli stessi che ci Gli stessi che avrei adesso al mondiale. E niente, mi sono salito all'ultima ora di gara e insomma in sei giri mi ricordo si erano ricompattati un po', da sesto, da quinto andai fino alla prima posizione e poi gara. E niente, quello fu una sorpresa per tutti, fu una bellissima giornata. Dovremmo avere delle immagini di Spa-Francorchamps, che al quale un circuito particolarmente affezionato, perché in precedenza mi sembra, forse l'anno prima avevi vinto, ecco, lì in condizioni, con B-Motors, in condizioni da proprio da tregenda. Sì, la gara fu sospesa, però tu nel frattempo avevi con le B-Motors, queste sono, mi sa, sono le immagini di Shanghai. Di Shanghai queste? No, di Spa, di Spa. È Spa, no, questo è Spa. Esattamente, sì. E, sì, l'anno prima vinsi con le B-Motors sempre lì a Spa sotto un diluvio universale. Quindi questo significa che insomma se incontri delle condizioni anche difficili così, non è che sul bagnato sono di quelli che si fa prendere dal. No, no, anzi, soprattutto il bagnato mi è sempre piaciuto sin dai tempi del kart, quindi diciamo che ho imparato bene a guidare lì sul bagnato e poi dopo uno se lo porta dietro fino. Qual è il segreto per andare forte sul bagnato? Fammi capire, perché abbiamo visto spesso anche in Formula 1 quelli che sul bagnato vanno forte o nelle moto e quelli che hanno difficoltà. Non bisogna aver paura. È difficile da concretizzarlo in parole, ecco, però. Diciamo che mi trovo a mio agio, non ho paura, ecco, quindi. Vai! Sì. Senti, ora il mondiale, il futuro possiamo dire che adesso, perché martedì parti e niente. Quando arrivate esattamente? Lo ricordi il giorno in cui è arrivata la conferma ufficiale che Riccardo Pera farà parte del Dempsey, come si chiama? Dempsey Proton? Dempsey Proton Racing. Quando è arrivata? Era arrivata, mi sembra, una settimana e mezzo fa. Una settimana e mezzo. Precisa, sì. E, praticamente, quindi farò il mondiale 2019-2020, il FIA World Endurance Championship. E niente, saranno 8 tappe, di cui la prima sarà la prossima settimana a Silverstone, poi seguirà il Giappone, Cina, Bahrain, Brasile, Miami, Stati Uniti. Esatto, Stati Uniti. Belgio, e poi Belgio, attenzione, per la prima volta in assoluto nella storia, un pilota lucchese correrà le 24 ore di Le Mans. Dire la 24 ore di Le Mans qui siamo a Le Mans, però, nel mondo dei motori. Vuol dire tanto, come una finale, questa maratona della è come una finale del mondiale di calcio, ecco, perché beh sì, direi che insomma è una delle gare più importanti a livello motoristico, al di là della Formula 1, però la 24 ore di Le Mans è una delle gare, cioè è la gara più importante di tutte, non a caso Alonso ha smesso con la Formula 1 e è andato a fare quella 24 gara. Ore, come facci capire come ve le suddivide? Praticamente siete sempre un equipaggio di tre piloti e faremo due ore a testa, esatto, un po' come i turni, sì. Tu non lo farai il servizio militare, una volta quando si faceva il servizio militare avevi 2 ore di guardia, 2 ore, sì, e 4 di riposo, esattamente, quindi sarà così, dopo 4 ore di riposo non so se tuo papà l'ha fatto il militare, se ha fatto in tempo e te l'ha raccontato, però era così. A parte gli scherzi, ci parli un po' velocemente di Christian Reed, il vostro pilota gentleman, e di Matt Campbell, che insomma, conosci tutti e due abbastanza. Sì, esatto. Matt Campbell è un ragazzo di 24 anni, australiano, no? È molto veloce, quindi ho un buon feeling con lui. Ci troviamo molto bene sia a lavorare sulla macchina che fuori dalla pista. E siete quasi coetanei, quindi. Sì, immagino. Esatto. E poi invece Christian Reed è veramente una bravissima persona, è il capo del è uno dei soci del team e niente, mi ha aiutato tantissimo anche con questa cosa qui, insomma, della scelta per il mondiale. Penso che anche lui ci abbia messo una bella parola, messo la zampina. E niente, quindi poi comunque è un pilota molto, anche se non è molto veloce, però molto costante e non fa errori, questo è molto, esatto, molto importante. Avere un pilota gentleman è il nostro gentleman, è la regola di vari ogni pilota ogni, di ogni vari team, no? Esatto, ogni equipaggio ha un gentleman, lui è il nostro gentleman, diciamo, dovrebbe avere un gentleman, è un signor gentleman, diciamola così, dai. Senti, c'è anche un europeo in ballo, però, no? Attualmente siete secondi. Attualmente siamo dietro alla Ferrari, ci credi? Come sì, guarda, siamo ora prossima settimana. Sì, con voi c'è con te Reed e c'è Matteo Cairoli. E c'è Matteo Cairoli. No? Prossima settimana, oltre al mondiale, farò anche la quarta tappa dell'europeo. Siamo secondi in campionato, ma a 15 punti dalla vetta, che è una Ferrari di un team svizzero. E ovviamente ci crediamo, noi facciamo tutto il massimo.
Lottata, è molto lottata perché magari Silverstone è un po' più favorita per la Ferrari, però le ultime due gare Spa è favorita per noi, quindi diciamo che arriveremo in volata sicuramente. La tua Spa-Francorchamps sarà un fine settimana, il 31 agosto e il 1 settembre, da leggenda per te, perché mi raccontavi dovrai saltare da un box all'altro addirittura col motorino per te. Sì, perché temporaneamente dovrai fare le prove dell'Europeo e del Mondiale. Esatto, perché per chi conosce Silverstone ha due box, le box nuove e i box vecchi. Il box vecchi saremo noi dell'Europeo, mentre nei box nuovi ci sarà il Mondiale. Quindi saremo noi del Mondiale. Noi del Mondiale, sì. Ecco. E praticamente i turni di prove libere distano 15 minuti l'una dall'altra, quindi dovrò prendere lo scooter e andare da... Senti, siamo quasi in chiusura, i sogni diventano realtà, no? L'ho detto anche nel pezzo di qualche giorno fa, quando in assoluta anteprima abbiamo dato questa bella notizia, questa bellissima notizia, che poi hanno ripreso, visto anche i giornali. Io devo ringraziare insomma Riccardo e suo papà Carlo, che nei nostri confronti sono sempre così carini, ma ormai si è creato un rapporto davvero reciproco. Senti, i sogni diventano realtà e per te questo primo sogno è diventato realtà. Il prossimo? Sogno intendo. Ma guarda, il prossimo sogno sicuramente è di continuare su questo livello e chissà, magari, diciamo che arrivare alle 24 ore di Le Mans è sempre stato il mio sogno, ecco, fin da quando ero bambino, però ecco, diciamo che il mio sogno è continuare per tantissimi altri anni. E poi vediamo. E poi vediamo. Ma un'ultima cosa a proposito di vedere, ma l'attore Lee Dempsey si vede mai al... Certo, quest'anno nel campionato del mondo lo vedremo sicuramente, partire da Silverstone, poi soprattutto anche alla 24 ore di Le Mans, lui è lì 2 settimane, quindi... Ho capito. Te lo farò conoscere. Riccardo, grazie, complimenti, in bocca al lupo, perché veramente noi siamo non felici di più di quello che stai riuscendo ad ottenere. Grazie alla tua bravura. Noi abbiamo fatto poco, ci hai messo tu tanto del tuo, la tua famiglia, tuo papà Carlo, e ti seguiremo naturalmente anche in questa nuova fantastica avventura, speciale primo piano, come dico, e non è detto che sia finita qui, perché insomma l'estate è ancora abbastanza lunga e magari vi proporremo altre storie. Ringraziamo Riccardo Pera. Grazie a voi. Grazie di essere stato con noi. Matteo Pedini, che ha curato la regia di questa puntata di Primo Piano, e appuntamento alla prossima.